Un cordiale saluto dalla redazione di Arezzo TV, benvenuti al nostro consueto appuntamento con l'informazione. Questa mattina in prefettura c'è stata la riunione con le categorie economiche che rappresentano il mondo delle imprese orafe dell'Aretino. L'argomento è la richiesta di nuove forze per proteggere le imprese dai continui assalti. Vediamo il servizio. Ci sentiamo sotto assalto, ci sentiamo molto spaventati, soprattutto dall'ultimo episodio di rapina, non più furto. Sono aziende che prima, 10 anni fa, 20 anni fa, non venivano neanche sfiorate da questo tipo di attività criminale, l'argento, chi lo toccava una volta? 9 episodi nei primi 6 mesi della 2024 tra furti e rapine che hanno avuto come vittime gli imprenditori orafi aretini, l'ultima addirittura con un'aggressione con lo spray urticante. Da qui la necessità di un confronto con la rappresentante dello Stato sul territorio, la prefetta Maddalena De Luca. Questa mattina è stata intanto molto proficua, molto interessante, perché attraverso questo comitato operativo si è data voce proprio agli orafi, proprio alle aziende, e quindi hanno rappresentato quali sono le loro esigenze, quali sono le criticità. Era stata la stessa prefetta a chiedere al Ministero dell'Interno di implementare il numero di uomini a presidio del territorio, il primo distretto in Europa. E a seguito appunto di questa richiesta sono già arrivate delle risorse, altre arriveranno prima dell'estate, quindi avremo 20 carabinieri in più, avremo dei reparti che sono messi a disposizione della Polizia di Stato specifici per garantire la sicurezza del settore, quindi sono soddisfatta. Infine l'appello della prefetta agli stessi imprenditori. Tutto si riassume nell'adozione di misure di difesa passive che siano efficaci e funzionanti, quindi un monitoraggio attento dei sistemi antintrusione e che siano sempre tenuti in efficienza. Speriamo che dopo queste riunioni che facciamo costantemente di essere un pochino più tutelati e un pochino più, diciamo, guardati dall'alto su questo punto di vista, perché veramente è una situazione molto difficile. Ancora cronaca, i vigili del fuoco sono intervenuti ieri sera in via 25 aprile ad Arezzo per domare le fiamme sprigionate sul retro del centro commerciale che ospita un supermercato, un negozio di abbigliamento sportivo e uno di elettronica. Intorno alle 21:30 l'incendio ha aggredito alcuni pancali e diversi scatoloni posizionati all'esterno dei locali. La squadra è entrata in azione rapidamente e ha prontamente messo in sicurezza la zona. Nessuna persona è stata fortunatamente coinvolta, soltanto danni da fumo per la struttura e sono stati invece scongiurati pericoli strutturali. I vigili del fuoco stanno ora indagando sulle cause del rogo. E adesso passiamo alla pagina politica. Sì, ho un progetto, è possibile una mia candidatura a sindaco. A dirlo è Michele Menchetti, consigliere comunale, riferendosi alle amministrative 2026 ad Arezzo. Lo ha detto nella trasmissione La Piazza, che appunto è condotta da Sergio Rossi sui nostri canali. La puntata integrale andrà in onda su Arezzo TV venerdì 12 luglio alle 21, ma ascoltiamo un estratto. Chi voterà nel 2026, centrodestra o centrosinistra? Ma io nel 2026, se si riferisce alle elezioni comunali... Alle elezioni comunali. Io ho un progetto in mente e se lo realizzo spero di poter votare me stesso. Una lista, vedi, quindi non è fuori dalla politica. Insomma, no, io non l'ho mai detto questo. Ho detto che la politica locale mi piace, perché è un metodo con cui... E se al ballottaggio ci fosse un centrodestra contro un centrosinistra, chi voterebbe? È lo stesso discorso che ho fatto quando c'è stato Ralli e Ghinelli. Nessuno. Ho semplicemente detto che ognuno è libero di fare quello che vuole. Assolutamente, quello non c'è nessuna discussione. Io ho un progetto in mente che è questo, e tra l'altro ho fatto un primo incontro esplorativo a Battifolle, che è il paese in cui sono nato e cresciuto, coinvolgendo la cittadinanza, e vediamo quello che verrà fuori. Magari non andrà in porto, magari sì, e quindi è un tentativo che voglio fare. Ne ho già parlato da tanto tempo, chiaramente ora forse è la prima volta che ne lo dico in televisione. Vabbè, quindi, sì, in bocca al lupo, però, quindi insomma per... Viva per il lupo, io. È una proposta che vorrei fare agli aretini, vediamo se andrà in porto oppure no. Adesso occupiamoci di saldi che sono in calo, perché la spesa media dei saldi è in calo, però gli sconti sono appena cominciati. Facciamo il punto.
è scattata la caccia alle occasioni. Dal 6 luglio, infatti, è tempo di saldi estivi anche ad Arezzo. Le vendite di fine stagione dureranno 60 giorni. Secondo le stime e previsioni di Confesercenti, ci sarà una propensione di spesa media tra i 180 e i 200 euro. Un aretino su due, poi si è detto pronto a comprare. I saldi sono attesi dalla rete dei nostri commercianti e dai negozi tradizionali, per cui è sempre un periodo positivo dell'anno. Le attese sono buone, sono partiti bene, direi, anche grazie appunto al flusso di turisti che c'è ancora nelle nostre città e nei nostri centri storici, quindi comunque diciamo, i saldi sono sempre una bella boccata d'ossigeno per i negozi. C'è dunque molta attesa anche da parte dei commercianti dopo il meteo incerto ed anomalo che ha caratterizzato la primavera di quest'anno. E quindi a maggior ragione saranno dei buoni saldi, perché i negozi hanno ancora tanta merce diciamo, per la stagione più calda ancora in assortimento, quindi sicuramente in questi primi giorni si trovano dei negozi ben forniti. Secondo lo studio di Confcommercio Toscana, sempre più aretini faranno acquisti, ma dai loro portafogli usciranno meno soldi. In media, infatti, spenderanno poco più di 200 euro, 202 a famiglia per la precisione. Sicuramente un dato anche che l'abbiamo osservato anche negli ultimi anni, devo dire che prima al saldo era più un acquisto distinto, di impulso, adesso invece le persone magari prima ci pensano, valutano, vedono l'oggetto che gli piace e poi a quel punto decidono di acquistare, quindi diciamo che c'è una scelta e anche un acquisto più consapevole. I saldi continuano comunque ad essere un motore propulsivo dell'economia provinciale. Secondo lo studio di Confcommercio, gli aretini spenderanno quest'anno circa 18,48 milioni di euro. Ed è in programma domani, giovedì 11 luglio alle 10.30, la cerimonia di riconsegna del comando della stazione dei carabinieri di Pratovecchio Stia, dopo i lavori di adeguamento sismico realizzati grazie ad un finanziamento di 570.000 euro della Regione Toscana. Alla cerimonia interverranno, oltre al sindaco Luca Santini, il prefetto di Arezzo Maddalena De Luca, il vice questore vicario Angela Lauretta e il comandante provinciale dei carabinieri, il colonnello Claudio Rubertà. E adesso parliamo di sanità, perché è stato nominato il nuovo direttore dell'unità operativa complessa di chirurgia vascolare dell'ospedale di Arezzo e del Valdarno. Lo conosciamo nel servizio di Chiara Sadotti. Per me è un onore ricoprire questo ruolo, anche perché ho iniziato a lavorare in questo ospedale 18 anni fa con il dottor Bellandi, che è stato un pioniere nelle tecniche chirurgiche endovascolari, quindi sento questo territorio e questo ospedale come la mia famiglia, in cui sono cresciuto professionalmente. È Giorgio Ventoruzzo il nuovo direttore dell'unità operativa complessa di chirurgia vascolare dell'ospedale San Donato di Arezzo e del presidio ospedaliero Valdarno. La nomina è arrivata al termine di una selezione che ha visto lo specialista collocarsi al primo posto sulla base della prova effettuata, dei titoli conseguiti e delle esperienze acquisite. In questo centro facciamo più di 650 interventi arteriosi con tutte le tecniche più innovative, mini invasive anche nei pazienti fragili e anziani, e più di 400 interventi flebologici. Nell'ambito del dipartimento cardiotoraco-vascolare diretto dal dottor Bolognese abbiamo sviluppato dei percorsi di eccellenza, fra cui quello per l'ischemia critica e il salvataggio d'arto, che ha una modalità di organizzazione e di presa in carico globale del paziente che si può considerare come un unicum in Italia. Quali sono le linee di sviluppo? Chiaramente l'innovazione tecnologica, in questo la direzione ci sta attivamente dando una mano, perché nel nuovo blocco operatorio sarà prevista una sala ibrida, quindi ad elevata tecnologia, che permetterà di migliorare ulteriormente le possibilità di cure e la sicurezza del paziente. Rafforzare il rapporto con i medici di famiglia per il governo della domanda. Attualmente riusciamo a ottemperare a tutte le classi di priorità per le richieste di visite chirurgiche vascolare e per gli interventi chirurgici, ma ci sono sempre margini di miglioramento.
E poi innovazione e sviluppo, la ricerca, non si può fare una buona attività clinica senza una buona attività di ricerca e viceversa. In tutto dobbiamo sempre mettere al centro i nostri pazienti. L'incarico di durata quinquennale decorre dal 16 luglio prossimo. Dall'associazione Oasi una donazione alla Caritas diocesana. La consegna dell'assegno si è svolto oggi nei locali della manutenzione del comune di Arezzo. Il servizio si chiama Oasi Officina Aretina della Solidarietà Internazionale ed ormai da anni, grazie ad un gruppo di pensionati, si occupa di ridare nuova vita ad attrezzature da rottamare. Ci siamo riuniti per recuperare attrezzature che altrimenti venivano rottamate, quindi dismesse, recuperate, messe a nuovo e regalate a chi ne aveva bisogno, associazioni locali, ma molti progetti li abbiamo fatti in Africa. Burkina Faso, in Benin, in Sierra Leone, e sono stati dei progetti che seguiva Franco Bettoli di Emmaus, che aveva dei rapporti diretti con queste località. Quest'anno l'associazione ha invece pensato alla Caritas diocesana, alla quale ha donato 4.000 euro. La solidarietà che può davvero cambiare e rendere migliore il mondo. Non potendo fare questi progetti importanti perché le forze sono un po' diminuite, quindi avevamo un po' di denaro, ci è sembrato opportuno destinarlo alla Caritas per aiutare le famiglie in stato di necessità, perché dei bisogni ce ne sono tanti. Sono quelle attenzioni che a noi fanno particolarmente piacere, perché nascono dal cuore, dall'uso delle mani, dall'uso dell'intelligenza, e queste persone dedicano il loro tempo a recuperare dei mezzi per rimetterli a disposizione della collettività. È un po' quello che cerchiamo come Caritas e Associazione SICHEM di fare con le persone più in difficoltà, cioè di accoglierle, di provare a rimetterle in carreggiata e anche di renderle di nuovo autonome e indipendenti. Questa attenzione è particolarmente gradita perché andrà concretamente ad aiutare famiglie aretine che in questo momento stanno attraversando delle difficoltà. Ed è in programma sabato 13 luglio a San Severo ad Arezzo, nella montagna di Poti, il ricordo degli 80 anni dell'eccidio, un pomeriggio dedicato al ricordo delle vittime della strage. Vediamo. L'estate del 44 fu la più calda di tutto il secolo, perché 20 anni di fame e miseria, per le visioni in camicia nera che ci portarono in mezzo a una guerra, cui ribellarsi era cosa seria, e la montagna fu madre dei combattenti bambini. Le note della Casa del Vento per ripercorrere uno dei momenti più tragici della storia del Novecento aretino, la strage nazista che il 14 luglio 1944 insanguinò l'Alpe di Poti. 17 trucidati dai militari tedeschi avevano un'età compresa tra i 17 e i 67 anni. Oggi un monumento in pietra e marmo di fronte alla chiesa romanica di San Severo ricorda quel crimine. Quella mattina uno di questi uomini all'alba divenne padre. E alle 10 fu ucciso, quindi esiste una signora che adesso ha 80 anni, che lei è nata ed è immediatamente diventata orfana, quindi dalla gioia più grande alla tragedia più immane in una famiglia. Sabato 13 luglio, proprio a San Severo, dalle 16.30 è in programma Ricordo dagli 80 anni dell'eccidio, un pomeriggio dedicato alle vittime della strage nazista. L'iniziativa è inserita nel calendario di estate all'Alpe di Poti ed è organizzata dalla Fattoria in Cammino e dalla comunità rurale Viviamo Poti. Il maestro era un uomo grande che conosceva espediente a memoria, come un albero ed il suo nome non si piegava alle intemperie. È stato chiesto anche a me, a Saulo Lanzi, che è cugino e componente della Casa del Vento, di partecipare, perché insomma non tutti sanno che in questa strage appunto è morto quello che sarebbe potuto diventare il nostro nonno, che noi non abbiamo mai conosciuto, quindi una ferita familiare sicuramente molto profonda, no? Che lasciò tutti orfani i nostri genitori, e poi tutti i bambini di tutti gli altri diciamo morti in questa strage. Quindi questo 13 di luglio, dal pomeriggio, faremo appunto questa escursione nel bosco dove è avvenuto l'eccidio, dove suoneremo, dove racconteremo
e poi su alla chiesa faremo testimonianze, musica e letture e anche la proiezione di un video che è stato realizzato dagli studenti e dagli insegnanti della scuola media Vasari. Saremo soli a portare la croce e la storia. Noi saremo soli contro uomini senza memoria. Adesso passiamo ad alcuni appuntamenti culturali. Chitarra e violino, un concerto al calare del sole ieri nella suggestiva cornice di Ponte Buriano, il ponte che secondo alcuni storici dell'arte venne raffigurato nella celebre Gioconda. La chitarra di Carlotta Daglia ed il violino di Giuseppe Gibboni. Palcoscenico per una notte, il suggestivo Ponte Buriano, che secondo alcuni storici dell'arte è raffigurato nella celebre Gioconda di Leonardo da Vinci. È un luogo davvero meraviglioso ed emozionante potersi esibire in un luogo così bello, quindi sono davvero contento di questo concerto e fare arte in un luogo così meraviglioso sicuramente aiuta tanto, è di grande ispirazione. È un luogo molto suggestivo e di una bellezza, diciamo così, abbastanza unica. Quindi è un vero piacere essere qui. Un concerto speciale organizzato dalla Fondazione Guido d'Arezzo in collaborazione con l'Associazione Culturale Ponte Futuro. Avevamo da tanto tempo la volontà di fare questo concerto sul ponte, non è il primo concerto che viene fatto, però stasera abbiamo davvero una grande eccellenza, due giovani musicisti, Carlotta Daglia e Giuseppe Gibboni, che lo ricordo è il musicista che 3 anni fa ha vinto il premio Paganini dopo che da 25 anni un italiano non lo vinceva, e quindi la serata magica. Secondo me il connubio è fantastico, questa location si presta oltremodo a questo tipo di manifestazioni, non possiamo che essere assolutamente contenti di tutto quello che riusciremo a fare ancora per lungo tempo, speriamo, in questa location meravigliosa. Il termine giusto è proprio quello di valorizzare, che è l'azione che andremo a compiere questa sera e che compiamo ormai da diversi anni. Il concerto si sviluppa con una prima parte di duo, una parte centrale da solisti e una parte finale di nuovo in duo. Io ho eseguito dei capricci di Niccolò Paganini insieme il Suardo Tango di Piazzolla e appunto insieme ancora la campanella di Niccolò Paganini in una nostra trascrizione. Adesso spostiamoci in Val di Chiana, appuntamenti ad ingresso libero al Val di Chiana Village con i migliori artisti del panorama musicale italiano che si raccontano e ripercorrono i loro più grandi successi. Shopping a prezzi scontati con oltre 130 punti vendita aperti fino alle 23. Spetta poi a Tiro Mancino, venerdì 12 luglio alle 21, aprire il primo dei grandi eventi dell'estate del Val di Chiana Village, il format consolidato di Radio Subasio Music Club Live, è un appuntamento in parole e musica e ospita appunto Federico Zampaglione in Piazza Maggiore. L'artista, rispondendo alle domande di Gianluca Giurato, ripercorrerà le tappe principali della sua carriera inframmezzando appunto questa chiacchierata con alcune delle sue più celebri canzoni.
E adesso spostiamoci invece a Cortona, dove domani in piazza Signorelli sarà inaugurata la 14ª edizione di Cortona On The Move, il festival internazionale di fotografia. Sono 22 le mostre in programma, di cui 4 collettive e 18 individuali, che indagheranno il tema del corpo nelle sue molteplici forme ed espressione. 3 giorni di eventi inaugurali, ma facciamo il punto con gli organizzatori. Siamo davvero alle porte di Cortona On The Move, 14ª edizione. Facciamo un panorama delle mostre che ci saranno quest'anno. Le mostre iniziano giù a Camuccia, accanto alla stazione, la stazione C, come abbiamo chiamato nello spazio bellissimo che abbiamo lì, con una mostra sul tatuaggio, sul corpo come tela, e fino ad arrivare qui alla Fortezza Girifalco, che abbiamo una mostra sulla fine del corpo, su come si possa raccontare quello che non vogliamo vedere, che è la morte. E fra queste ci sono 22 mostre, 4 mostre collettive, che raccontano il corpo in tutte le sue sfaccettature possibili, da mostre per bambini che raccontano come i libri per bambini possano essere illustrati da fotografie, e anzi sono particolarmente belli così, fino alla mostra di Miriam Bulos, che racconta dei desideri femminili dal punto di vista di una donna. Questa è la prerogativa di Cortona, di guardare tutti gli aspetti della fotografia e avere mostre che siano sia il massimo della fotografia per gli addetti ai lavori, ma aperte a un pubblico vasto, non elitario. Partiamo l'11 luglio, appunto domani in Piazza Signorelli, e fino al 14 luglio offriremo tantissimi eventi che permetteranno di mettere al centro la fotografia e non solo. Sicuramente tra gli ospiti di punta Chiara Tagliaferri e Nicola Lagioia, due scrittori e due intellettuali del nostro tempo, che sono stati invitati da Cortona a curare una mostra in collaborazione con l'Archivio Alinari, nell'ottica di produzione e di offerta sempre di contenuti inediti in linea con la mission del festival. Avremo poi anche un altro importante scrittore, che è Paolo Di Paolo, che era candidato poco fa al premio Strega, che purtroppo non ha vinto, che sarà protagonista di un talk insieme ad Antonio Carloni, il vice direttore di Gallerie d'Italia, insieme a Cristina Nadotti, giornalista di Repubblica, e due dei fotografi che fanno parte del collettivo Cesura, per parlare di cronache d'acqua, parlare della siccità quindi nel nostro paese, in particolar modo nel nord Italia. E poi tantissimi altri contenuti che sono fruibili quest'anno per la prima volta anche dai bambini. Venerdì mattina e sabato mattina saranno offerte insieme al grande fotografo Jan von Holleben, e saranno realizzate all'interno dello spazio espositivo in cui viene offerta per la prima volta una mostra per bambini, una mostra di fotolibri dedicata ai bambini dal titolo Giro Giro Corpo. Cortona On The Move continua a strizzare l'occhio anche ai cittadini cortonesi con un imperdibile biglietto gratuito. Esattamente, anche quest'anno per tutti i residenti del comune di Cortona l'accesso alle mostre sarà gratuito, e il rafforzamento della dimensione territoriale per noi molto importante, motivo per cui abbiamo quest'anno anche una nuova collaborazione con Arezzo Wave, per cui il 18 luglio all'interno della Fortezza del Girifalco ci sarà la serata Cortona On The Wave, che vedrà 4 band esibirsi sul palco della fortezza. Cortona On The Move attira molto turismo, e ogni anno i numeri sono in crescendo, quindi un plauso a tutti gli organizzatori di Cortona On The Move, e l'amministrazione sarà sempre al loro fianco, perché è una mostra e un festival che merita. Ancora un appuntamento culturale, spostiamoci adesso in Valdarno, 19ª edizione per il Terre d'Arezzo Music Festival, organizzato dall'Associazione Opera Viva con il patrocinio e il contributo del Ministero della Cultura della Regione Toscana, settore spettacolo, e di numerosi sponsor pubblici e privati. Per il 2024 la rassegna presenta un cartellone ancora più ricco ed esteso, che attraversa tutta la provincia. Filo conduttore di questa edizione sono i due importanti anniversari di quest'anno: il 100° anniversario della morte di Giacomo Puccini e i 450 anni della morte di Giorgio Vasari. Due artisti toscani che hanno influito fortemente sulla storia dell'arte italiana, rispettivamente del Novecento e del Rinascimento. Evento clou del cartellone sarà l'allestimento dell'opera lirica La Bohème di Giacomo Puccini, che andrà in scena il 5 di agosto alle 21 nella splendida piazza Masaccio di San Giovanni Valdarno. L'evento
sotto la direzione artistica del maestro Andrea Trovato, è organizzata insieme al Comune di San Giovanni Valdarno e alla Proloquo e con la collaborazione di Unicop Firenze, sezione soci proprio di San Giovanni Valdarno. E adesso passiamo alla pagina sportiva, parliamo di calcio, dell'Arezzo Calcio Femminile, che comunica di aver raggiunto l'accordo con la calciatrice Giorgia Fortunati per il rinnovo del contratto fino a giugno 2025. Difensore classe 2002, Fortunati si appresta ad iniziare la terza stagione consecutiva in maglia Amaranto. Nella scorsa stagione ha collezionato 15 presenze prima che il brutto infortunio al ginocchio, rimediato il 18 febbraio nella partita esterna contro la Lazio, la costringesse ad un lungo stop. In questi giorni Fortunati sta ultimando il suo percorso di riabilitazione e quando inizierà il campionato sarà pronta a rientrare in campo per dare il suo contributo in termini di corsa, tecnica e anche temperamento. E in chiusura parliamo di rally perché è stato presentato a Castel San Nicolò il 44esimo rally internazionale del Casentino, l'evento valido come terza prova di International Rally Cup e di Mitropa Rally Cup. Coinvolgerà il territorio nelle giornate di venerdì 12 e sabato 13 luglio. A fare gli onori di casa nella sala multimediale del Palazzo Comunale è stato il sindaco di Castel San Nicolò, Antonio Fani, che afferma: per Castel San Nicolò il rally internazionale casentino è sempre stato molto importante. Parliamo però di un appuntamento che valorizza l'intero territorio, iniziative che meritano di essere vissute come Casentino Unito e non come singolo comune, perché il Casentino che presenta un suo progetto e che si pone come importante vetrina per un turismo di livello internazionale di cui beneficiano anche i piccoli comuni. E con questo è davvero tutto per il nostro telegiornale. Io vi ringrazio come sempre per l'attenzione e vi auguro una buona serata.